A 7 giorni di distanza dal caporetto di Fidene, la maceratese prova a risalire la china nel match casalingo contro l'Isernia. I molisani stanno recuperando terreno in classifica e tallonano i biancorossi ad un solo punto di distanza. Per i padroni di casa urge uno scatto emotivo, una risposta caratteriale e perentoria dopo la prestazione scialba e arrendevole fatta registrare in terra laziale. Mister Di Fabio ritrova Carboni e Arcolai, squalificati invece Capparuccia ed Eclizietta. Novità a centrocampo con l'atteso esordio di Carlo Luisi e in avanti con il rientro di Mario Orta accanto a Bomber Melchiorri. Biancorossi con Luisi davanti alla difesa, Biancucci e Carboni interni di centrocampo, Romaschi e Melchiorri ai lati di Orta. L'Isernia sfodera un organico di tutto rispetto. Mister Francesco Farina predispone un 4-3-2-1 con Capitan Panico punta centrale, Artiaco a sostegno e Palumbo cursore alto a sinistra. Dirige Mastro Donato di Molfetta, assistenti di linea Valentini di Bari e Antonacci di Barletta, circa 700 gli spettatori in un pomeriggio soleggiato con temperatura autunnale e folate di vento rigido. Completo blu per l'Isernia, sostenuta da un manipolo di Cherokee sopraggiunti dal Molise. Inizio vivace, al terzo Artiaco subito al tiro da buona posizione, pallone alto. Un minuto dopo ghiotta occasione per Orta, macchinoso e impacciato al momento di finalizzare. Contesto tattico fluido e dinamico, Melchiorri parte da sinistra ma stringe costantemente verso il centro per sostenere Orta. Al quinto triangolo Melchiorri-Romaschi spezzato dall'uscita dell'under da Rienzo. La fase centrale del primo tempo delude le aspettative dell'avvio. L'Isernia prova a sfruttare la velocità degli esterni d'attacco ma non riesce a sfondare. Maceratese al rallenti nella costruzione del gioco. I molisani si ricompattano facilmente dietro la linea del pallone e chiudono tutti i varchi. La manovra biancorossa ristagna sui difensori centrali. Colpisce la debolezza dei centrocampisti, timorosi ed imprecisi nel giocare la palla. Il più coraggioso e propositivo appare Biancucci. Al 39esimo il numero 8 biancorosso cerca la sforbiciata in area, palla fuori. Al 41 conclude al lato dopo una percussione di Romaschi sull'out di destra. Confortanti segnali di ripresa per la maceratese che al 43esimo monetizza la superiorità nel quarto d'ora finale. Duetto spettacolare fra Orta e Melchiorri concluso da un'affettuosa carezza del bomber che scavalca da Rienzo in uscita. Squadre al riposo sull'1-0. Al rientro in campo maceratese disattenta in fase di non possesso. Al terzo Artiaco si presenta tu per tu con Marani, conclusione potente a botta sicura respinta con un portentoso riflesso dal portiere biancorosso. Sull'angolo susseguente mischia selvaggia dopo una girata di Ruggeri, la maceratese si salva. Avvio di secondo tempo con frequenti ribaltamenti di fronte, squadre più allungate e portate a concedere spazi. Al quinto Arcolai si avvita in girata, palla fuori. All'ottavo conclusione a pelo d'erba di Carboni, da Rienzo si distende e blocca. Di Fabio sostituisce Biancucci con Bucci. Al 12esimo Panico cerca l'effetto sorpresa sul primo palo, Marani fa buona guardia. La maceratese cova il vantaggio e attenua la spinta offensiva. Al 18esimo pallone insidioso in area biancorossa, uscita non risolutiva di Marani e fallo di mano di Bucci, prontamente ravvisato dal direttore di gara. Dagli 11 metri Panico spiazza Marani e ristabilisce la parità. Nei padroni di casa dentro il giovane Marcatili per Luisi, autore di una prestazione ordinata e puntuale davanti alla difesa. Ancora da smaltire la ruggine atletica. Maceratese a caccia del 2-1, l'Isernia non si accontenta del pareggio. Finale appassionante, il risultato in bilico. Alla mezz'ora Melchiorri polverizza sullo scatto Barchetta che rovina sul bomber di casa. Rigore all'apparenza solare, ma l'arbitro Mastro Donato lascia correre. Il momento negativo della Maceratese si riflette anche nelle decisioni arbitrali. 3 rigori a sfavore in 2 partite, gol annullato a Capparuccia contro la Samb e ora questo penalty negato sul quale c'erano anche gli estremi del cartellino rosso per il difensore molisano. Al 31esimo Melchiorri anticipa in volo l'uscita di D'Arienzo, palla oltre la traversa. Al 41esimo punizione di Carboni a lambire il montante. L'Isernia dentro Amoroso, Velardi e Vinci Guerra per Ricci, Palumbo e Galuppi. Di Fabio si gioca la carta a Piergallini, largo a destra, in luogo di Romaschi. Arrembaggio finale della Maceratese. Al 92esimo Carboni sfonda sulla sinistra, arriva fino all'area piccola ma viene chiuso in corner. Al 93esimo destro sul primo palo di un Piergallini tonico e vivace. D'Arienzo si allunga e devia. Raffica di calci d'angolo per la Maceratese. Al 94esimo parabola sul primo palo, Arcolai prolunga per Orta che mette dentro di prepotenza e scarica tutta l'adrenalina del momento con una corsa sfrenata sotto la curva. Primo gol in campionato per Orta, una rete che premia la caparbietà dell'attaccante biancorosso, fortemente condizionato dagli infortuni in questo avvio di stagione. Finisce 2-1 per la Maceratese, una vittoria ottenuta con orgoglio e volontà, che restituisce fiducia e serenità a tutto l'ambiente dopo una settimana caratterizzata da critiche feroci e distruttive che hanno messo in discussione un anno di lavoro di mister Di Fabio e del suo staff tecnico. Il ciclo vitale di questa squadra non ha ancora toccato la fase crepuscolare, il gruppo può dare ancora tanto e la vittoria di oggi, sofferta ed emozionante, ne è la riprova.
L'Isernia ha ben figurato per 80 minuti, giocando a viso aperto e detenendo un maggiore possesso palla, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa i molisani hanno creato diverse occasioni oltre al gol realizzato, ma negli ultimi minuti hanno abbassato il baricentro, subendo l'assalto ovviamente della maceratese. Mister Farina avrebbe voluto un atteggiamento più sbarazzino e teso alla ricerca della vittoria. I giocatori hanno invece sconfessato la mentalità spregiudicata del loro tecnico, visibilmente amareggiato negli spogliatoi. Noi siamo stati, secondo me, poco cinici, perché io comunque sono rimasto con 2,5 punti in campo, Panico, Artiago e Vinci Guerra. La partita la volevo vincere, però gli ultimi 3 minuti ci sono stati 3 calci d'angolo, penso, consecutivi, che hanno deciso la partita. Comunque, come ha detto lei, un vanto della sua squadra per essere venuti qui a Macerata a giocarsi la partita almeno per 80-85 minuti. No, noi sì. Io dico, perché non facciamo 95, cioè gli ultimi 10 minuti secondo me non abbiamo giocato. Sono molto contento per la squadra, per la società e per i tifosi. È una vittoria importante contro una buona squadra. Sicuramente dopo la brutta prestazione di Fidene, soprattutto anche sul piano dell'atteggiamento, avete dato un'ottima risposta caratteriale oggi. Ci tenevamo tantissimo a riscattare le 2 sconfitte, sicuramente non è stata la migliore nostra partita, però a livello caratteriale ce l'abbiamo messa tutta, sul piano dell'impegno non ci possiamo rimproverare niente.